Messina, 6 mesi di attività della Giunta Basile. L'Agenzia di Coesione assegna finanziamenti per 222 milioni sul PON Metro Plus 2021-2027. Natale più che della rinascita, della ripartenza, perché già stavamo camminando a un buon ritmo. Natale che scandisce i miei primi 6 mesi, quindi un primo bilancio al di là di quello dei primi 100 giorni e di quello che stiamo facendo e che stiamo portando avanti. Un Natale che mi auguro la città abbia vissuto come caloroso, questo era l'intendimento di tutta l'amministrazione. È un punto di partenza rispetto a un programma che stiamo portando avanti e che ci deve vedere veramente protagonisti. Io credo che la città percepisca un sentimento diverso. Sono convinto che la strada è quella giusta, ne parleremo, diciamo così, ora in maniera più dettagliata, ma sono certamente convinto che i primi 6 mesi, se vogliamo tracciare un bilancio, e me lo faccio da solo, ma poi sarà a voi anche giudicare o comunque commentare quello che sto per dire, sono stati sicuramente positivi, sul solco di una continuità che si incomincia a vedere in maniera tangibile. C'è il porto di Tremestieri, ci sono gli svincoli, c'è l'affaccio a mare, c'è l'incontro che abbiamo fatto con Mega sulla riqualificazione della fiera, ce ne sono tanti. Il porto di Tremestieri costituisce l'elemento che da 15 anni, forse di più, tiene banco rispetto a una situazione che, come spesso capita, non dipende solo dalla burocrazia, ma altre situazioni che stiamo cercando di comprendere come gestire. Noi siamo pronti a fare quello che dobbiamo fare, l'ho detto in tutti i modi, aspettiamo la sentenza che è andata in decisione, perché da quella poi dobbiamo partire. È chiaro che tra le opere infrastrutturali questa è quella che mi auguro nel mio mandato possa veramente vedere il completamento e anche lo slancio rispetto a un progetto che parte veramente da lontano, ma ce ne sono tante, le stiamo tutte trattando con la dovizia di particolari che ci contraddistingue. Spesso piangersi addosso è la cosa più comoda. Messina è stata riconosciuta dalla Regione Sicilia come città virtuosa. Assolutamente sì, ma questo è un ragionamento che voglio estendere a tutti, lo faccio in questo periodo di Natale. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo e di quello che abbiamo fatto. Se Messina ha ottenuto un finanziamento aggiuntivo di 733.000 euro perché ha approvato il bilancio in regola nei tempi normativi previsti rispetto ad altre città, vuol dire che il trend è cambiato. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo una grande risorsa che è il nostro territorio. Credo che, ripeto, in questi 6 mesi si è compreso come da qui dobbiamo partire per migliorarci, ma tutti insieme.